Bella raga, sono Mr. Abigliamite e in questo video vi illustrerò un metodo per rubare le auto dei concessionari senza dover scappare dalla polizia perché magari non avete voglia o altri motivi, no? Innanzitutto bisogna rubare un'auto. Un metodo abbastanza ingegnoso che secondo me sapete già è quello di puntare l'arma, farli scappare e poi quando ormai si sono allontanati prendere l'auto. E così in teoria la polizia non dovrebbe dirvi niente. Allontanatevi solo dalla zona abbastanza in fretta e il gioco è fatto. Adesso andiamo al concessionario. In questo caso ne ho scelto uno che vende moto. E ci stiamo dirigendo. Allora, fate il vostro percorso. E adesso, eccolo lì. L'ho passato. Come vedrete, questo, come ogni altro concessionario, ha le vetrate. Se voi ci andate contro, naturalmente lo spaccherete. La polizia non vi dirà niente, non so come mai, però se voi le spaccate, adesso le spacco tutte così almeno abbiamo tanto spazio. Bene, adesso guardate, scegliete una moto. Per esempio, adesso ne prenderò una qualsiasi. Allora, si fa così. Abbattete pure le altre. Quando ne avete scelta una, in questo caso questa qui davanti a me, iniziate a direzionarla e a spingerla. Spingendola, la polizia non vi dirà niente perché non la stiamo rubando. Continuate a spingerla, è un po' complicato da drizzare, ma basta prenderci un po' la mano. Bene. Adesso è fuori. Quindi io è fuori dal concessionario. Quindi io adesso esco. La prendo. È automaticamente come se non l'avessi rubata, è come se fosse mia. Se avete notato davanti c'era un poliziotto davanti al concessionario, adesso vediamo se c'è ancora. Stava proprio passando davanti. No, non c'è più, il gioco se l'è cancellato. Comunque, eccoci qua. Abbiamo la nostra moto, non dobbiamo aver rogne e scappare dalla polizia. Spero che questo video vi sia piaciuto e al prossimo.